Il punto che vi vado a spiegare è questo, un punto traforato lavorato a maglia alta incrociata. In rete ho trovato soltanto il punto base Tunisi incrociato, ho fatto una piccola ricerca e questo non l'ho trovato, quindi non saprei neanche come chiamarlo, lo chiamerò semplicemente punto X a maglia alta incrociata. Il punto si lavora su due righe di lavorazione e andremo ad avviare una catenella multipla di 3 più 2 maglie opzionali per i punti di margine. Cappietto iniziale e vado ad avviare 14 catenelle. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14. 14 multiplo di 3 più le due catenelle aggiuntive per i punti di margine. Per le nuove amiche che mi seguono sul canale trovate tutta una playlist dedicata alla tecnica tunisina. Andiamo a caricare i nostri punti e andiamo a lavorare il punto base Tunisi. Anche questo punto lo trovate sul canale. Vi metterò poi nella info box ulteriori informazioni riguardo ai punti. Cominciamo a caricare i nostri punti estraendo una asolina per ogni catenella disponibile. Ho lavorato anche il giro di ritorno o scarico e quindi ho completato il primo giro a punto base Tunisi. Andremo adesso ad avviare la lavorazione vera e propria con il punto alto traforato incrociato. Questo giro si inizia con una catenella, carichiamo due volte il filo. Questo iniziale è il punto di margine e quindi non andrà mai lavorato. Il punto si lavora sui tre punti successivi in questo modo. Caricate le nostre due gettate, saltiamo questo e questo punto, entriamo nella terza barretta verticale, estraiamo. Carichiamo e diamo la chiusura a due asoline. Carichiamo di nuovo il filo, torniamo indietro ed entriamo nella barretta immediatamente successiva al punto di margine. Entriamo ed estraiamo la nostra asolina. Carichiamo di nuovo. E chiudiamo due gettate. Vedete che qui abbiamo tre punti, tre asoline. Questa è quella iniziale del punto di margine. Il doppio gettato che abbiamo fatto iniziale è lo spazio dell'archetto, mentre queste due appartengono alle due maglie alte che abbiamo lavorato e incrociato. Vi faccio rivedere. Ogni punto si lavora su tre barrette o punti di base, quindi ogni punto va lavorato sul gruppo di tre. La prima e l'ultima di ogni gruppo ci servono per incrociare i punti, quella centrale va lasciata libera. Carico due volte il filo, vado nella terza barretta del secondo gruppo, estraggo l'asolina, carico di nuovo e chiudo due. Un gettato adesso, torno indietro, lascio libera la barretta centrale e entro nella prima del gruppo di tre, estraggo la mia asolina,
un gettato e chiudo 2 e abbiamo lavorato il secondo punto incrociato. Vi faccio rivedere. Individuiamo le prossime 3 barrette in cui andiamo a lavorare, carichiamo 2 volte il filo per la prima maglia ed andiamo sulla terza del gruppo di 3. Estraiamo la solina, carichiamo il filo, chiudiamo 2 gettati. Carichiamo una volta il filo questa volta, torniamo indietro nella prima del gruppo di 3, entriamo, estraiamo, carichiamo e chiudiamo 2 gettati. Vedete che per ogni gruppo di maglia che noi andiamo ad incrociare abbiamo 3 asole sull'uncinetto, tranne il primo gruppo che ne ha 4 perché uno è quello del punto di margine. Vi faccio rivedere ancora una volta. Abbiamo gli ultimi 3 punti da lavorare. Questo è quello di margine. Poi vi faccio vedere come lavorare in questo punto. Quindi per la prima maglia carico 2 volte il filo perché il doppio gettato mi serve per lo spazio. Vado sulla terza del gruppo di 3, sempre entrando verticalmente, carico il filo, lo estraggo, faccio un gettato e chiudo 2 asoline. Andiamo a lavorare adesso la seconda maglia che va ad incrociarsi. Carico una volta il filo questa volta, entro nella prima del gruppo di 3 barrette che ci servono per il nostro punto, estraggo, carico di nuovo il filo e chiudo 2 asoline. Per il punto di margine andiamo a lavorare un punto alto semplice tunisi, quindi carico il filo, entro nel punto di margine. Sapete che il punto di margine va lavorato entrando in tutte e 2 le asoline, e quella frontale e quella che sta dietro, eccola qui. Vedete, dobbiamo entrare in tutti e 2 gli occhielli del punto. Estraiamo, carichiamo e chiudiamo 2 asoline. E questo è il punto alto finale. Anche il punto alto trovate il tutorial sul canale nella playlist della tecnica tunisina. Andiamo adesso a fare il giro di ritorno o scarico. Carichiamo il filo, facciamo il primo con un solo gettato, ricarichiamo e questa volta andiamo a chiudere 2 alla volta. Due, 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 due e due. E questo è tutto il nostro giro di ripetizione. Andremo ad alternare il giro base al punto traforato incrociato che abbiamo lavorato in questo modo. Nel giro seguente adesso andremo a lavorare il punto tunisi e andremo a recuperare tutti i punti, quindi anche quelli negli spazi. Vedete che per ogni punto noi abbiamo 1, 2, 3 barrette nelle quali entreremo e andiamo a recuperare i punti per il giro successivo. Questo giro è appunto base tunisi, quindi andiamo ad individuare le barrette. La prima, vedete, è questa. Entriamo ed estraiamo la solina. Entriamo nella seconda ed estraiamo la solina. Questa è la terza, vedete, si nota a malapena.
ed estraggo il punto. Io vi consiglio di tenere morbida la tensione, altrimenti si stringeranno tutte le asoline e non riuscirete ad individuarle e la vostra lavorazione sarà molto dura. Invece bisogna conferire morbidezza al punto. Andiamo nella asolina successiva ed estraiamo il nostro punto. In quella dopo ed estraiamo il punto. In quella dopo ed estraiamo il punto. Se voi guardate con attenzione, per ogni punto le asoline sono giusto in corrispondenza dell'incrocio. Quindi vado nelle successive e continuo ad estrarre tutti i punti che poi mi serviranno per la lavorazione dell'altro giro traforato. Vado a estrarre gli ultimi punti dall'ultimo blocco, vedete, e siamo arrivati al punto di margine. Il punto di margine va lavorato sempre allo stesso modo, entrando in tutte e due le asoline che lo compongono. Questa è i due gettati che noi abbiamo chiuso, mentre noi dovremo entrare qui, vedete, dove abbiamo queste due catenelle. Una, vedete, ve lo faccio vedere frontalmente, qui dove abbiamo le due catenelle entriamo ad estrarre il punto di margine. Ecco qui, carichiamo il filo adesso e andiamo a fare lo scarico di questo giro, che è il giro base Tunisi, con il quale abbiamo recuperato i punti necessari alla lavorazione successiva. Quindi scarico 1, le successive asoline 2 alla volta. Vi consiglio di fare un poco di esercizio, sembra difficile, ma è più facile di quanto si possa pensare. In fondo stiamo usando i due punti base della tecnica tunisina, quello alto e quello basso, diciamo così. Ecco qui, vedete? Adesso andiamo a lavorare di nuovo il giro traforato. Il giro traforato lavorato a maglia alta lo iniziamo con una catenella che ci dà l'altezza del punto. Vedete che abbiamo le tre barrette sulle quali andiamo a lavorare l'incrocio, quindi carichiamo due volte il filo, entriamo nella terza del primo gruppo di tre, estraggo, carico, chiudo due, carico di nuovo, torno indietro, vado nella prima barretta del primo gruppo di tre, estraggo, carico di nuovo e chiudo due. E abbiamo lavorato il nostro primo gruppo. Carico due volte il filo di nuovo, abbiamo il secondo gruppo di tre, vado nella terza del secondo gruppo ed estraggo la mia asolina, carico e chiudo due, carico di nuovo una volta, torno indietro, entro nella prima maglia del gruppo di tre, estraggo la mia asolina, carico e chiudo due. Bisogna fare attenzione soltanto nel primo giro di lavorazione, vedete che poi dal secondo in poi i punti sono ancora più visibili. Vi faccio rivedere, carico due volte il filo, questa è la prima maglia che noi andiamo ad incrociare ed entriamo nella terza maglia del gruppo di tre, estraggo, carico, chiudo due. Carico di nuovo una volta per questa seconda maglia e torno indietro, entro nella prima delle tre barrette, estraggo, carico e chiudo due. Andiamo a lavorare l'ultimo gruppo, caricato due volte il filo, entro nella terza barretta dell'ultimo gruppo ed estraggo un'asola, carico, chiudo due.
Carico una volta, torno indietro, entro nella prima delle tre barrette, estraggo, carico, chiudo due. Andiamo a lavorare il punto di margine, questa volta con la maglia alta, quindi carico il filo, vado sempre nelle due asoline del punto di margine ed estraggo, carico e chiudo i due gettati per la maglia alta del punto di margine. Andiamo a fare adesso il giro di ritorno, carichiamo il filo, la prima la chiudiamo singolarmente, le successive due alla volta, due, 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 due e così fino alla fine. Per concludere il secondo giro andiamo a lavorare il punto tunisi base e andiamo a recuperare i punti che ci serviranno per il giro successivo. Lo facciamo come abbiamo fatto in precedenza, entrando in ognuna delle tre barrette che si sono venute a formare con la chiusura e l'incrocio delle maglie ed estraendo semplicemente le nostre asoline. Questa lavorazione non è altro che la ripetizione dei due giri, il punto alto incrociato e il punto base tunisi. Sono alla fine del giro, vedete? Vado a tirar fuori il mio punto dal punto di margine e lo faccio sempre alla base della maglia alta. Uno, mi vado a pescare sempre le due asoline. Ecco qui. Estraggo e partiamo con il giro di ritorno. Scarichiamo la prima singolarmente, le successive due alla volta. Ecco qui. E così come vi si presenterà la lavorazione. Vi faccio vedere dove io lo sto usando. Vedete? Qui si vede meglio. Questa è una coda di drago che sto costruendo al momento secondo il mio gusto. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video.